6 ottobre, in un ottobre della mente scrivale. Poi noi parliamo dopo che... Eccomi qua, spegnete il tab da cui state ascoltando la diretta con leggera differita. Forse. Benvenute Luisa, Maria Cristina e Marzia, Roberta immagino sia addirittura d'arrivo, vi ringrazio tantissimo davvero per essere qui, ecco arrivare Roberta, e a questo punto vi lascio tutta la scena e me ne vado, ci vediamo fra un po'. Sì, grazie Sandra. Io penso che possiamo partire. Direi sì. Di sì, Luisa. Ecco, sì. Allora, io non vi vedo, mi vedete? Ci siamo? Sì. Ok, faccio come se vi vedessi. Non vi vedo, ma va bene lo stesso. Sì. Ok, perfetto. Allora, io comincio io, senz'altro. Sono la prima a prendere la parola delle quattro amiche, come dice il titolo del nostro intervento. Noi non vi faremo vedere delle slide perché non vogliamo parlarvi tanto del cosa che ci auguriamo vorrete vedere, perché online all'indirizzo www.designeringioco.it magari l'avete già visto, o magari mentre stiamo parlando cominciate un pochino a guardarlo. Vogliamo veramente parlarvi del come e del perché noi abbiamo realizzato Designer in Gioco in questi strani e frenetici mesi. Allora, noi siamo quattro amiche. Siamo quattro amiche, lo siamo da molto tempo, ma siamo amiche nella vita, anche se è un'amicizia nata in qualche modo online. Siamo amiche appunto nella vita, ma non avevamo mai fatto qualcosa insieme. Tutti i nostri incontri erano aperitivi, incontri, scambi, anche di consigli spesso professionali, ma non avevamo mai fatto nulla insieme. Qualche mese fa Roberta è partita con un'idea e ha detto: ma perché non proviamo a vederci una volta al mese per fare qualcos'altro, qualcosa di completamente diverso da quello che facciamo nella quotidianità del nostro lavoro? Praticamente abbiamo fatto i venerdì sabbatici, non potendo fare l'anno sabbatico, e quindi abbiamo fatto i venerdì sabbatici. Noi ci vedevamo un venerdì al mese per fare delle cose in totale libertà. E cosa abbiamo cominciato a fare? Abbiamo cominciato a mettere insieme le parole che connotavano le nostre diverse professioni, cioè quello che ognuno di noi faceva. Ma come lo facevamo? Lo facevamo con una libertà sfrenata, inebriante, totale. Cioè buttavamo fuori cose, parole, immagini, letture, piccole esperienze, e lasciavamo che in qualche modo si associassero e si contaminassero tra loro. Noi facevamo questo, e lo facevamo come? Appunto, lo facciamo in libertà, ma siccome tra di noi c'è una bravissima mind mapper che è Roberta, Roberta cominciava, mentre noi parlavamo a ruota libera, a scrivere, a disegnare in queste sue stupende mappe che raccontano poi anche il nostro progetto. Sì, ecco, come dice Luisa, all'inizio era proprio in un momento di grande libertà. E abbiamo in realtà iniziato i nostri incontri anche con un gioco che io avevo da tanto tempo nel cassetto, ma non avevo mai trovato le persone giuste con cui giocare. E però il momento era arrivato. Questo gioco si chiama Play 4, del giapponese Isao Osoe, e si basa sull'associazione tra parole e immagini. E la prima parola e immagine su cui abbiamo lavorato è molto significativa, è una parola in sanscrito, Alaya Shiki. Alaya significa magazzino, ricordiamo l'Himalaya, il magazzino della neve, e Alaya Shiki è l'ottavo senso buddista, che è il magazzino delle esperienze.
Ecco, a distanza di un anno possiamo dire che questo sintetizza proprio il nostro punto di partenza, come diceva Luisa, cioè quello di mettere in comune il nostro magazzino delle esperienze, ma non tanto cosa facevamo, perché facevamo quattro mestieri diversi, ma come, cioè qual era l'approccio. E così con l'utilizzo anche di un gioco abbiamo esplorato il nostro vissuto personale, professionale, i nostri desideri, le nostre emozioni e alla fine ci siamo ritrovati intorno ad un unico punto, cioè quello che ci sentivamo come dei designer, cioè il nostro approccio era proprio quello di chi ha un pensiero progettuale. E allora ci siamo dette, ma com'è questo designer? E l'abbiamo descritto come una persona concreta, molto concreta, ma anche poetica. E poi un designer che fa delle azioni, e quindi per esempio sperimentare, semplificare il linguaggio, semplificare un processo di lavoro. Però eravamo lì, sì, che ci raccontavamo, però dove volevamo trovare un linguaggio nuovo, delle parole, e da lì è nata la metafora. Cioè, parlare del nostro lavoro attraverso altri mestieri. E sempre ritornando a quell'immagine che forse nel nostro inconscio stava lavorando dell'Himalaya, della vetta, il nostro primo mestiere è stato lo Sherpa. E quindi, come appunto il designer, lo Sherpa porta con sé i bagagli più pesanti per consentire al gruppo di arrivare alla vetta, quindi come in un progetto anche il designer aiuta le persone a raggiungere l'obiettivo. Quindi questo è stato la scintilla che ha portato il gioco, però c'era ancora molto da scoprire, vero Cristina? Sì, esatto, perché se a un certo punto avevamo visto come i mestieri in un certo modo racchiudevano tantissime cose, a noi mancava ancora qualcosa, ci mancava un linguaggio comune. Ci siamo accorte che ognuna, attraverso la propria professionalità, che era verticale, siamo tutte delle professioniste di lunga data, avevamo delle specializzazioni che molto spesso ci chiudevano nella nostra professione, era il nostro linguaggio, magari il nostro metodo, quindi dovevamo uscire da questo nostro canale. Quindi dovevamo trovare un linguaggio comune, un terreno neutro che ci permettesse di dialogare più facilmente e andare anche più veloci. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato rivoltare il pensiero, ovvero che cosa siamo noi e che cosa abbiamo in comune. Quindi abbiamo prima visto come eravamo noi. In comune avevamo due cose, l'empatia, quindi il lavoro che noi facciamo nei confronti del cliente esterno, di comprenderlo, di ascoltarlo. Tutte quante lo facevamo in maniera diversa, ma lo facevamo. E l'altro elemento era invece l'affrontare problemi complessi. Molto spesso ci trovavamo davanti a, come dire, progetti molto strutturati e molto complessi. Questo ha fatto sì che trovassimo un linguaggio comune, diciamo un elemento comune proprio nell'idea del pensiero da designer. Noi avevamo tutte e quattro un pensiero da designer. Il salto nel design thinking è stato naturale. Pensare come un design è quello, è l'approccio del design thinking. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a produrre idee, ma avevamo bisogno ogni volta di selezionare le migliori e di raffinare quella produzione quasi veramente pirotecnica che abbiamo avuto in questo periodo. Anche qui il design thinking ci è venuto in aiuto, perché design thinking lavora continuamente nella produzione intensiva di idee attraverso strumenti e nel raffinamento di quelle idee. Quindi così è stato per il gioco, così è stato per noi. Abbiamo trovato un canale che ci iniziasse a dire attraverso design thinking, bene, inizi a produrre, immergiti nella produzione di idee, nello scenario, inizi a raccogliere le idee migliori, fai emergere, costruisci su quelle idee che sono emerse e racconta. E a quel punto il passaggio è stato facile, vero Marzia? Sì, diciamo che il passaggio che è venuto quasi scontato
è quello di creare il sito. Il progetto del sito era il modo migliore con cui noi potevamo condividere con tutti la nostra idea. Quindi io mi sono occupata della parte di identità visiva e della progettazione del sito, quindi la mia idea era quella di trasferire un gioco fisico, quello delle carte, che normalmente avviene su un tavolo, eccetera, ma trasferirlo nel digitale. Quindi quello che ho fatto è l'home page, è uno spazio, una lavagna bianca che contiene le nostre carte colorate, che sono l'unico elemento colore presente all'interno del sito, che è molto semplice. I colori sono dati solo alle carte. L'usabilità della carta per vedere subito nel retro il nostro concept base del sito stesso che confronta la descrizione del mestiere con quello che noi pensiamo possa essere comune al designer, e la pagina delle carte stesse, che è una piccola storia dove elementi visivi non sono invadenti. Il contenuto è la cosa più importante, tutta la nostra storia che abbiamo costruito, le domande, tutti i link, una progettazione light che fosse da contenuto rispettoso di tutto ciò che avevamo fatto in questo periodo. Però questo lo abbiamo immaginato come un progetto che non ha una fine, ha un limite. È un progetto evolutivo, quindi pensiamo che nel futuro possa accogliere forse nuove carte e nuove cose, quindi lo lasciamo aperto così. Beh, intanto Marzia vi ha parlato dell'identità visiva, no? E quindi di come anche il progetto ha preso la sua forma. Però intanto che tra tutti i nostri, le mappe e questa forma è successo qualcosa di grande, di importante, di più grande di noi. E c'è stato il lockdown. E il lockdown è stato un colpo per tutti, ma è stato un colpo anche per noi. Non ci potevamo più vedere. Cioè fine delle tisane, delle mappe, dei posti, di tutte le nostre belle discussioni. Era arrivato il lockdown, non potevamo più uscire di casa. Allora all'inizio c'è stato il grande scombussolamento come per tutti. Poi dobbiamo dire che designer in gioco durante il lockdown è diventato il nostro salvagente emotivo. È diventata veramente la boa a cui ci siamo aggrappate. E quello che era un passatempo è diventato completamente un'altra cosa, è diventato un progetto strutturato, è diventato un'idea, è diventato un progetto che facevamo per noi, ma già avevamo in mente precisamente di volerlo condividere, perché abbiamo capito qual era il potenziale di tutto questo in un momento, di grande difficoltà. Quindi noi abbiamo applicato le fasi del design thinking a tutto il progetto, al nostro progetto. Ci siamo immerse nello scenario, abbiamo raccolto i dati, abbiamo fatto emergere le idee e soprattutto abbiamo fatto quello che a un certo punto si fa, cioè abbiamo costruito il prototipo e abbiamo cominciato a vedere sotto gli occhi, con le carte, abbiamo cominciato a navigare nel sito che Marzia ha realizzato. E il prototipo è stato veramente un momento di passaggio importante da tanti punti di vista, e in primo luogo perché abbiamo potuto testare, cioè siamo uscite dal nostro cenacolo di quattro amiche e abbiamo fatto testare il prototipo, il sito, ad altre persone. L'abbiamo fatto con i familiari, l'abbiamo fatto anche con amici esperti che erano dispostissimi a farci veramente le pulci e le bucce su tutto, e lo hanno fatto per fortuna nostra, e perché ci siamo anche accorte di quanti errori avevamo fatto, in quante trappole cognitive eravamo cadute. Quindi noi che a metà maggio eravamo in fase di test. Questo ci ha dato però anche una grandissima carica, una grande energia e una voglia di arrivare in fondo. Noi ci siamo date delle scadenze molto stringenti, le abbiamo rispettate tutte, non ne abbiamo sgarrata una, e che il 1° luglio era il nostro obiettivo, la nostra data, abbiamo premuto il pulsante pubblica e siamo state felicissime per quello che avevamo realizzato,
ma anche di poterlo condividere. E quindi in qualche modo cominciava anche l'ultima fase del design thinking, cioè quello del racconto del progetto. È la fase in cui siamo in qualche modo immerse ancora, anche in un evento come questo, noi ve lo stiamo raccontando. E quindi iniziava la fase anche di grande apertura e di coinvolgimento degli altri. Naturalmente in tutta questa fase di revisione e affinamento il lavoro del linguaggio è stato un grandissimo lavoro che un po' di cui mi sono occupata un po' più io naturalmente per il lavoro che faccio, ma non è stato solo un lavoro di copywriting, è stato anche un lavoro proprio di traduzione delle idee e delle intenzioni di tutto il gruppo. Che linguaggio abbiamo adottato dopo aver sentito il linguaggio visivo di Marzia? Dal punto di vista proprio verbale, abbiamo studiato naturalmente il nostro target e abbiamo pensato che volevamo veramente rivolgerci a tutti, non agli esperti di design, ma veramente a tutti, proprio perché il design è dappertutto, è in tutti i mestieri, è in tutto quello che noi possiamo fare. E quindi design per tutti, ma soprattutto si trattava di un gioco. Quindi dal punto di vista anche dell'identità verbale abbiamo optato per un linguaggio estremamente semplice ed essenziale. Naturalmente per noi essenziale significa non sempliciotto, ma estremamente funzionale. Tant'è che abbiamo scelto anche, no, quindi testi molto brevi, ma parole anche, se vogliamo, di una certa ricercatezza, quando servivano a evocare, ad essere estremamente precisi. Ma naturalmente le parole non sono tutto, anche se i testi sono molto brevi, abbiamo curato moltissimo la sintassi, il ritmo, il modo in cui le parole si combinavano, perché il nostro obiettivo era proprio quello di trasmettere a chi gioca quel senso di intimità molto fiduciosa, molto giocosa, con cui abbiamo lavorato noi, quindi in qualche modo anche con le parole di riprodurre quell'ambiente di gioco e di fiducia, perché a nostro parere è proprio attraverso il gioco e la sospensione, diciamo così, un po' del controllo che fioriscono le idee nuove, la creatività e l'innovazione, come adesso appunto ci dice Cristina. Esatto, ci siamo interrogati a lungo del perché giocare e chi doveva giocare, e abbiamo in un certo modo riflettuto sul fatto che il gioco è qualcosa di avulso dal business, quindi volevamo invece portare il gioco in un ambiente magari business, aziendale, professionale, in modo tale da far giocare le persone da sole o in gruppo, in team piccoli o in team molto grandi. E non a caso guardate la scelta delle carte. Le carte in un certo modo danno quella modularità, quell'apertura che un altro strumento non avrebbe dato. Le carte possono aumentare, possono crescere, possono essere usate poche o in numero esiguo, oppure possono essere usate in numero completo. Quindi questa elasticità per noi era molto importante. Ma soprattutto il gioco innesca, volevamo sottolineare questa cosa qui, che il gioco può essere qualcosa di molto serio, perché è nel contenuto, è nel messaggio che fa la differenza. E il gioco in un certo modo accende all'imprevedibile, accende diciamo, all'imprevedibilità della soluzione. È qualche cosa che dà coraggio, dà fiducia, dà apertura e soprattutto dà la possibilità di aprirsi al nuovo. Nel gioco tutto diventa possibile e il gioco trasforma il gruppo, trasforma le persone, in un certo modo non si è più gli stessi, ed è questo che volevamo comunicare con Designer in Gioco. Volevamo produrre un qualche cosa che fosse per tutti, aperto a tutti e a tutte le possibilità. E con questo vorremmo concludere con una piccola, minuscola sorpresa in anteprima che vi lasciamo. Abbiamo scelto veramente il Freelance Camp come palcoscenico per raccontarvi questo nostro passetto in più. E quindi io lascerei, come dire, la regia lanciare il video con il quale vi raccontiamo il nostro nuovo step che abbiamo fatto insieme.
Grazie davvero, bellissimo, lo voglio. Lo voglio nella prossima welcome back del Freelance Camp. No, grazie davvero carissime, è stato davvero un piacere avervi. È un peccato non esserci viste dal vivo, non vederci dal vivo, ma torneremo a farlo appena possibile. Ma intanto che vi saluto e vi ringrazio di nuovo.